gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Giulli Bari, vinta dall'Olimpico 84-77. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, è stata una vittoria importantissima, avete ritrovato sicuramente quella voglia di vincere, eravate sotto al termine del secondo quarto, poi c'è stata questa rimonta e questi due punti importanti. Stavolta il terzo quarto, che per noi è sempre deficitario, invece il terzo quarto i ragazzi sono entrati in campo con il piglio giusto contro una squadra che sicuramente sapevamo ci avrebbe dato molto fastidio, una squadra che stranamente secondo me non merita quella classifica, e fuori casa poi gioca molto meglio l'Angiuli, per quello che stiamo vedendo fuori casa dà sempre filo da torcere, è la squadra che ha portato l'Udas al supplementare, quindi ha due terminali offensivi di tutto rispetto, Vukovic e Mimmo Traversa, però stasera insomma i ragazzi c'erano con la testa. Ricordo sempre, noi siamo una squadra, una matricola, insomma ragazzi giovani che quando ci sono difficoltà in campo bisogna supportarli per bene per fargli uscire poi le qualità che indubbiamente hanno, e stasera insomma siamo riusciti. È stata sicuramente una settimana difficile e lunga dopo la sconfitta contro Santeramo, ritrovare la vittoria, questi due punti che peso hanno per lo spogliatoio e per tutto l'ambiente Olimpica? Ma le vittorie fanno sempre morale e piacere, però ecco, noi siamo abituati negli anni passati sempre a vittorie, vittorie, quest'anno è Serie C, ripeto, si può perdere con tutti, tutti hanno giocatori che possono fare la differenza. Santeramo io la partita non l'ho vista, però c'hanno Maier, l'americano, Di Fonso, Siletti, sono tutti giocatori che adesso cominciano a girare e molte squadre che sono dietro in classifica sicuramente le ritroveremo molto più avanti alla fine del campionato, quindi non ci sono forse un paio di squadre, forse Lecce e Lassi Brindisi sono probabilmente fuori dai giochi, probabilmente, perché anche con loro abbiamo avuto difficoltà. Tutte le altre squadre, le 14-15 squadre, possono vincere con tutti, forse tranne Ostuni, Udes e Barletta, che secondo me hanno qualcosa in più, per il resto si può vincere, si può perdere dappertutto, in casa e fuori casa, quindi è una vittoria che ci teniamo stretta, fa morale, fa classifica, però ora abbiamo Castellaneta, Ostuni, Manfredonia, quindi tutti incontri dove se non ci metti tutto quello che hai dentro perdi, quindi insomma noi siamo consapevoli di questo, però come dico sempre è un campionato per noi all'esordio in Serie C, tutto quello che viene è buono, quest'anno va bene così. Nel prossimo impegno incontrerete Castellaneta su un parquet storicamente caldo, quanto saranno decisivi quei due punti per chiudere al meglio il 2013? Ma in casa Castellaneta è molto molto difficile vincere, perché storicamente è un campo difficile. Noi dovremo dare il massimo per cercare di infastidire Castellaneta, perché se giochiamo molli non ci sarà partita a Castellaneta, i ragazzi lo sanno, prepareremo la partita in questo modo, insomma, facendo capire se molli un attimo ci sbraneranno a Castellaneta. Ecco, noi andiamo lì a cercare di non farci sbranare. Ecco, se ci riusciamo la partita lì ce la andiamo a giocare, diversamente insomma sappiamo tutti le difficoltà che esistono obiettivamente nel campo di Castellaneta. Per chiudere, ci sono le voci di mercato che dicono che l'Olimpico acquisterà un pivot forse anche straniero, sarà il suo regalo di Natale per l'Olimpica e per tutti i tifosi? No, sono voci assolutamente infondate che sento per la prima volta. Come lunghi siamo a posto, i 5 under ci sono tutti dentro, quindi non ci sono movimenti, anche perché, ripeto, la Serie C già costa tanto e noi siamo con le risorse contate. Quindi assolutamente una notizia infondata. Ok, grazie Presidente, complimenti. Grazie a voi. Siamo con Domenico Traversi dell'Angiulli Bari. Domenico, è stata una gara sicuramente equilibrata, avete dato molto, che cosa è mancato per vincere su questo parquet difficile? Bah, secondo me un po' di concretezza nell'ultimo quarto, abbiamo retto tre quarti molto bene, anche nell'ultimo quarto abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo sofferto un po' qualche fischio a favore per la squadra di casa, ma comunque insomma loro sono una buona squadra, noi eravamo venuti qui per fare la nostra partita, ci è mancato un pizzico, siamo dispiaciuti, torniamo con tanta consapevolezza, però non ce ne facciamo niente di questa consapevolezza, dobbiamo vincere, dobbiamo provare a vincere qualche volta in trasferta. Stiamo dietro in classifica, quindi abbiamo bisogno di qualche vittoria in più. Siete penultimi in classifica, comunque siete l'unica squadra ad aver fermato l'Udas, averla portata all'overtime. Come ti spieghi questa vostra classifica? Ma subiamo una metamorfosi, in casa giochiamo delle partite disastrose, non riusciamo a reggere con nessun avversario, non riusciamo a capire ancora bene da che cosa dipende.
fuori casa finalmente riusciamo a iniziare a giocare a pallacanestro, facciamo vedere i nostri valori. Abbiamo giocatori importanti, Vukovic per esempio è un lusso per questo campionato e, insomma, ci manca sempre quel qualcosa per chiudere ogni partita. Dimostrazione sono le due partite qui. Oggi abbiamo fatto una buona partita, l'altra ancora meglio e supplementare, quindi insomma speriamo che andando avanti riusciremo a trovare le soluzioni e a migliorare la nostra classifica. La prossima incontrerete Ostuni, secondo in classifica, altra gara difficilissima, servirà un'impresa per tornare con i due punti. Molto complicata, sì, molto complicata. Loro sono indubbiamente la squadra più forte del campionato, per come la vedo io. Poi cioè, l'Udas sta facendo un ottimo campionato e alla pari. A livello di singoli Ostuni forse c'ha qualcuno con qualche campionato importante, quindi per quello la reputo importante. Per noi è molto difficile, giocheremo un po' a ranghi ridotti, anche oggi eravamo a ranghi ridotti, ci mancavano due uomini. Per cui niente, proveremo a fare l'impresa sperando, insomma, nel colpaccio, sperando che ne so, sotto Natale qualcuno sia un po' più buono con noi. Grazie Domenico, in bocca al lupo. Grazie e complimenti. A voi. Grazie a voi. Siamo con Pedro Rubera, capitano dell'Olimpica Basket. Pedro, è stata una settimana lunghissima dopo la sconfitta contro Sant'Eramo, terminata però nel migliore dei modi con la vittoria di oggi. Certo, certo. Con Sant'Eramo veramente ha fatto male, infatti la settimana è stata forte, forte. Siamo allenati bene, ovviamente aspettavamo la Angiuli forte perché comunque ha dei buoni giocatori. Una partita doveva vincere. Pure questo. Anche quella è riuscita a vincere. Abbastanza bravo il ragazzo, peccato che se ne va oggi. Purtroppo. No, va bene, non potrei dire mille cose. Per scusare, ti dobbiamo passare. Se vuoi andare, va. Vedi, ho paura. Se vuoi andare, ti offro da bene, se vuoi, stai zitto. No, siamo felicissimi, dai, ce lo meritavamo. È stata dura la settimana, abbiamo lavorato bene e vogliamo finire bene l'anno, è così. Oggi 28 punti ha aiutato sicuramente la squadra a vincere, una vittoria che vale più dei due punti normali. Cioè io il mio impegno lo metto sempre così, lavoro per fare quello che vedete in campo. È normale che a volte la palla va dentro tutte, a volte no, quello, però io sono sempre pronto per giocare, è così. Quanto sarà importante chiudere il 2013 con una vittoria a Castellaneta? È dura Castellaneta, mi hanno già parlato, non sono mai stato lì in quel campo, però noi ce la possiamo fare, noi siamo forti, una squadra forte, in più sarà la mia famiglia, quindi per forza io devo vincere. Ok, grazie Pedro, complimenti. Grazie a voi.